Come cazzo me l'hai messo sto cappelletto? Ti ha salutato tutti, che se te ne stai andando. Ciao, ciao. Abbiamo lavorato sotto. Io ho pure l'influenza. Sì. Con i dolori sono riuscito a lavorare tutto il giorno nelle peggio posizioni, cioè i cacciaviti nella schiena, per fortuna che ci sono i farmaci. Signore Dio, se non c'erano i farmaci già sarei stato proprio morto, no? Valentina invece li abbiamo fatta, non ero proprio tranquillissimo, non proprio trattabile, però c'ho la forza dopo tutto di fare pure la live contro gli igienisti. C'hanno qualche cosa a che fare con l'igiene, gli igienisti, tu che sei del campo? No. Dillo che no. Te vengono a cercare, non c'hanno un cazzo da c'entrare, non c'entrano proprio niente con l'igiene. Vabbè, salutiamo Valentina, ciao, ciao. Valentina. Vai, vai. Ciao. Vai, vai. Allora, sti igienisti dicono una marea di cose che sono confutabili e sono risibili, piri, 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 e basta giocare. E beh, ma se giocano loro, cioè gioco pure io. Si rifanno a tanti personaggi, tra cui Dottor Hammer, e oggi vi faccio vedere chi è sto Dottor Hammer, perché il l'igienista Stefano, quello che non vuole essere pronunciato, allora diciamo Stefano, tanto di Stefani ce ne stanno tanti, che dice che ha la verità lui in mano e tutto quanto, si rifà a Dottor Lanca. Dottor Lanca dice, tutto spiega il Dottor Hammer, quindi uno si rifà all'altro, e so tutto un circuito dei personaggi, che quello si rifà quello, prende spunto da quell'altro, è tutto una bella comitiva, simpatica. Ciao Francesco 79, forti. Sono simpatici, però sono solo simpatici perché veramente sono pericolosi per la maggior parte. Allora, quello se li fa quello, se li fanno a certi concetti, tipo devi mangiare bene, devi pulire l'intestino perché è pieno di incrostature, è tutto incrostato l'intestino, ma anche no. Allora fai tutte queste diete che ti... Ma no, l'intestino è fatto così. Guarda, prendiamo un filmato, vi faccio vedere quello là dell'immagine dell'icona. Un filmatino dell'intestino. Andiamo, vai. Questa è una colonscopia. Vedete tutte incrostazioni voi? Vabbè, ha fatto la pulizia, se è bevuto questo mondo e quell'altro prima, tutta una purghetta varia. Questo è un filmato qualsiasi di internet. Mo se ci fai vedere. Aspetta, vai avanti. Andiamo avanti. Vabbè, comunque abbiamo visto che non era tutta sta incrostazione. Basta. Ho beccato proprio, è il momento sbagliato. Basta, è santa pace. Allora, come vedete, è un tubo che non è per forza incrostato. Se fosse incrostato ci sarebbe una bella patologia attaccata. È proprio, se va a vedere, se non è incrostato, ma incrostato non significa che c'è sta la cacca attaccata, certo, ci possono essere fecalomi, eccetera, ma non è tutto quello che dicono tutti questi personaggi che hanno un miscuglio fra naturopati, igienisti, tutto che con le loro teorie che veramente non trovano nessun fondamento, tranne per il fatto che danno buoni stili di vita, mangiare bene, quello va sempre bene, ma non per le motivazioni, perché si forma il muco, tutte queste storie. Quale muco si forma? Il muco si forma a prescindere. Si forma, per esempio, per le malattie infettive che loro negano. Detto ciò, tanto per avervi, perché forse nessuno avrà mai visto una coloscopia, però vedete, era un bel tubettino. Già gira affacciato. Oggi si parla di discorsi di cacca. E come no, parliamo pure del dottor Cocco. No, perché è simile come cosa, però lui è bravo, non fa parte di quelle cose, io scherzo, sempre massimo rispetto. Allora, andiamo a parlare però di un criminale. Il criminale è Reich Gerhard Hammer, lo vado a leggere. Prendo proprio Wikipedia, no, ma Wikipedia no, a me sembra buono questo articolo di Wikipedia. Poi se si va a confrontare con altre cose è simile, perciò prendo questa cosa qua. Poi non so se è giusto, io non lo conosco, non l'ho manco letto questo articolo, però voglio leggere adesso, perché ho dato un'occhiatina veloce, ma proprio 3 secondi, e lo andiamo a leggere insieme, perché è importante capire su chi fanno riferimento gli igienisti. Reich Gerhard Hammer, Mettmann, la città, 17 maggio 1935, Sanford, 2 luglio 2017, è stato un medico tedesco radiato dal relativo albo professionale, cioè l'hanno cacciato via. Perché io non capisco come i medici possano dire tutt'altro, cose che sono proprio in contrapposizione alla medicina. Quindi se ti hanno radiato e tu sei contro i medici, è giusto, devi essere fiero. Mi hanno radiato. Che cazzo hai studiato a fare tutta quella medicina? Se poi sei fiero che ti hanno radiato, hai perso tutto il tempo a studiare, perché questi
queste persone, questi personaggi qua, se credono che le malattie non sono infettive, cioè non c'è l'infezione, la causa non è l'infezione, sono malattie così che derivano dall'intossicazione. Guardate questo piccolo libricino, che è uno dei tomi che noi ci abbiamo dato, così, però ci sono pure libricini carini, no? Che c'è patologie infettive del cavo orale, patologia infettiva. E te far vedere, ci abbiamo qua la moglie del Bisanti, non so che sia, però vedete questo? Questo è herpes. Herpes zoster della faccia. Ebbene, si può perdere l'occhio. Si possono avere delle sequele a livello di neurite, per cui dei dolori che poi protrai nel tempo. Se tu non curi bene, sei da retta a Bisanti, puoi avere dei gravi problemi. E così via, su sta cosa, no? Cioè, puoi avere delle gravi situazioni. La sequela della nevralgia, per esempio post-erpetica, che è difficile da trattare e solo con 10 giorni di aciclovir ad alto dosaggio si può prevenire tante volte. Quindi se tu non fai niente, come dice il signor, se c'hai queste botte così, no? Queste cose da paura, te può andare bene, perché te passa da solo se sei abbastanza immunocompetente. Ma di solito si ha solo una situazione, a volte si hanno due recidive, a volte tre. E questo varia a secondo delle persone, non è come dice il signor Bisanti, che tu stai bene, eccetera. Se ti va bene, ti va bene questi tipi di malattie, tipo l'herpes zoster. Ma se ti va male, ce lasci un occhio, ce lasci le penne pure. Perciò è importante seguire la medicina, no? Sti cazzari che girano non sanno niente, perché te succede di tutto. Ma abbiamo adesso questo libro pieno di malattie infettive del cavo orale che ti fa vedere varie cose. Tanto per farvi capire che esistono le malattie infettive del cavo orale, che non è che non esistono, perché se no le chiamavano pizza e fichi e cavo orale, pasta al dente. Invece no, ci stanno tot le cose. Noi abbiamo tanto di manuali di anatomia che fanno vedere questo e quell'altro. Ma il microbiota è importante nel prevenire la malattia? Certamente il microbiota è importante, perché se tu mangi bene e fai una vita giusta, c'hai una quantità di germi giusti che combattono contro i germi cattivi, assolutamente. Però è sempre lì, sono due le questioni: te più i germi buoni contro i germi cattivi. Quanto siete forti tu e i germi buoni? Se siete forti, cioè avete gli schermi, non entrano i batteri cattivi, germi, virus e quant'altro, perché non esistono solo i batteri, e allora cioè avete le protezioni. Ma se questi cominciano a entrare, già hanno rotto la prima ondata. È come se avete un castello con vari muri di cinta, no? Cioè il fiume, eccetera. Quando passano primo, già è più preoccupante. Allora passano il tegumento della pelle, cazzo, già così, oppure le mucose, entrano in circolo. Se avete un buon sistema immunitario e già che ha avuto a che fare con una cosa simile, c'ha degli stampini già pronti, boom, li blocca, ok. Ma se avete delle ondate in una situazione in cui c'è molta carica batterica o microbica, uno stile di vita, stai là a pezzi con un ambiente veramente schifoso, tu dai e dai, e questi ti sfondano i muri protettivi e arrivano a crearti la malattia. La malattia è data quando loro cominciano a rompere praticamente le cellule sane, le distruggono e inficiano i vari meccanismi di funzionamento del corpo. Tutto lì. Non è una cosa, sì, ma mio zio, mio cugino, non gli è successo niente. E che significa tuo cugino? Dipende quanti muri di cinta c'aveva. Dipende quanti combattenti all'interno buoni che tiravano e mazzate contro quelli cattivi. È sempre una lotta, no? Ma se capisce questo, non potete andare appresso a Bisanti. Ho visto un pezzettino, perché poi ho chiuso tutto ieri, stavo pure male, dico qua mi sale la febbre troppo, che questo diceva, no, ma le malattie esantematiche sono cosa normale e tutti devono, è proprio un'evoluzione normale. Ma che cazzo stai a dire, Bisanti, che cazzo, tu sei un pericolo numero uno per le malattie esantematiche, morbillo e quant'altro, si muore, quindi se ci sono strumenti per evitarle, vanno presi seriamente, perché non è che muoiono tutti, ma tanti muoiono. Questo te lo devi mettere in testa, tu non hai mai visto niente, Bisanti, non hai mai visto un paziente. Noi ricuriamo i pazienti, sappiamo come funziona. La gente, se non viene da noi, tante volte muore. Sai, anche il dentista, vengono con ascessi, flemmoni, eccetera, se non ci siamo noi, muoiono. Se stai a dare retta a uno cazzaro del genere e non c'hai idea della medicina.
L'infezione poi dai denti al cervello ci mettono un attimo, esattamente, c'è tutta la parte dell'etmoide, passano, sta là, è vicinissima qua alla base del cranio. Io sono stato pure maxillofacciale, ho operato pure maxillofacciale, so benissimo come, poi mi faceva schifo l'occhio, se me ne sono andato, però è così. Comunque, ciao, ciao Stefano, ciao, ciao Maurizio, ma non mi sembra che gli igienisti seguano i principi di Armer, come no? Guardate questo Stefano che si definisce l'unico vero, insieme a Manca, l'unico vero che detiene la verità, ebbene parla sempre, spesso di Armer o di Lanca che parla di Armer, quindi parla di Lanca, dottor Lanca, Steve, che poi facciamo un bel servizietto fra un po', ma ci devo arrivare perché ci vuole tempo. E quindi questa è la verità, ma non mi sembra. Ok, poi è arrivata Giupiter. Oh, dovete sapere, Giupiter, ma come ti permetti? Siete degli assassini, voi assassini, uccidete. Adesso io non posso dire niente a Giupiter perché oggi mi ha detto che lei, oltre che sapevo già che veniva dal futuro, viene da non so altre dimensioni, eccetera. Così, quindi è una dea perché ha contatto con gli dei, è un essere ultranormale, una divinità, tant'è vero che ha pure toppato però perché si è messa a scrivere delle cose nell'ultimo video che ho fatto, poraccio, che c'erano quelli del ristorante con i bei quadri e ha cominciato a dire oh, fracco, porti il male, quindi pensa a quelli che ci avevano piacere a ricevere una pubblicità da me visto che fanno delle cose carine. E invece Giupiter ha cominciato a gettare maledizioni, morirai nell'inferno perché tu stai facendo la cattiveria contro la vera salvezza. E vedete quello che scrive: sei un rettile, vedi? Io sono un rettile, ma io ce l'ho il rettilone, però è parte di me, non è che sono proprio un rettile, che sono un rettile. E va bene, miau, un rettile fa miau, vergognati, sta zitto ignorante, ma per piacere sei solo un manipolatore. Dici cosa sei? Dice, viene dal futuro. Allora io ho chiesto chi è l'ultimo, chi sarà il prossimo papa, così almeno sapremo se era vero. E dice, no, non ci saranno altri papi, quindi questo è l'ultimo papa. E vabbè, per me sta bene a posto. Ti ho scritto che cosa? Bugiardo? No, vabbè, dillo tu, chi è l'ultimo papa? Non c'è l'ultimo papa. Da dove vieni tu? Vieni dal futuro, l'hai detto te, oh, l'hai scritto. Non sei uno che si fa crescere i denti, sei superiore, noi siamo tutte merde. L'ha scritto sopra, siamo tutti degli schivi, noi che curiamo i medici. Lo so, ci devi perdonare, siamo fatti così, noi siamo quelli che curiamo la gente. Però abbiamo gli interessi sotto, certo, infatti. No, cosa ho scritto? Non lo so, ci stanno scritti, guarda. Non, adesso, vabbè. Adesso parliamo del dottor Hammer, che è amico tuo. Allora, leggiamo perché. Credo che sia amico tuo. È amico tuo, dottor Hammer, o no? Visto che c'è tutta questa cosa dei igienisti. Diccelo un po'. Come mai non ci sarà più un papà? Un papa? Non lo so, ce lo dice. Ti ho detto di ripetere cosa ha scritto, se sei un bugiardo. L'ha scritto nelle altre cose. Vado a leggere, vediamo. Vediamo. Ah, signore. Devo perdere tempo pure con le divinità. Me ne frego dei tuoi video. Io sono una discendente del Logos solare, da quelli che tu e la tua stirpe rettile, perché io ho la stirpe rettile, boh, mi ha fecondato un lucertolone con una salamandra, che era femmina. Che tu e la tua stirpe rettile avete, considera, è sbagliato, volgarmente miti, quindi i miti saranno questi dei, no? Leggi il documento e attendi l'arrivo dei miei da Atlantide e da Nibiru, poi vediamo se hai ancora voglia di stare sui social a gettare fango sulla mia gente. E io poi gli ho risposto, non so dove l'ho messo perché c'è stata tutta una storia, poi c'è Francesco che dice perché nessuno dei due si è mai degnato a venire a dirci chi siete, vabbè. Non so, cioè, non l'ho letto queste cose, dove è che gli ho risposto io? Ragazzi, non vedo, ma non devo perdere tempo. No, non lo trovo, non lo trovo, non lo trovo. Beh, anche io, okay, non lo trovo, video. E io dico, no, no, che fango, per me sei una dea, gloria agli dei, a te grande essere celeste, però ci sono tante cose da risolvere in questo mondo, vai e risolvi la fame nel mondo, che ne so, le guerre. Prima di dire a Fraccone quello che devi fare, perché ci saranno tanti altri problemi più che Fraccone, no? Quindi, Giupiter, salvaci il mondo, tu che vieni da Nibiru, Logos, così, rispondi calunniatore, calunniatore. La calunnia è un'altra cosa, semmai diffamatore, ma io ho letto quello che è scritto.
vieni da Nibiru, non so, non si capisce bene che sei miti, miti che sono dei, sei l'essere ultra normale che si fa ricrescere i denti. Io ho la stirpe rettile, grazie Alessandra, brava, eh? E, tra l'altro sei molto carina, perciò si addice questa cosa, Alessandra. Io lo so, sono anzianino, però ho la stirpe rettile, sì. Tu hai calunniato me e altri, non è la parola giusta, calunniato è col giudice, è tutta una cosa, si chiama diffamazione. Quando non sei presente, ma adesso ci sei, non è manco diffamazione, è parlar male, ma non parlo male perché ho letto quello che hai scritto. Scrivi tutte cose degli altri mondi che vieni dal futuro, l'hai scritto te, non te sto a dire male, è così. Però adesso non sei tu, tu sei una dea e io quindi sono qua in estasi, oh dea, però adesso dobbiamo parlare di quello che ti piacerà. Ti piace il dottor Hammer? Diccelo se ti piace, grande maestra. È noto per aver elaborato a partire dal 1981 una medicina alternativa denominata Nuova Medicina Germanica. Inoltre è conosciuto anche per la vicenda del suo figlio Dirk, non so come si legge, morto per 4 mesi di cure mediche alla gamba ferita in seguito a un colpo di arma da fuoco per il quale Vittorio Emanuele di Savoia fu accusato di omicidio e poi assolto. Ve la ricordate la storia? Vittorio Emanuele? Se è quella che mi ricordo io, ha fatto scalpore, quindi è stato pure sfigato, gli ha sparato pure Vittorio Emanuele. Vabbè. Hammer sostenne che la genesi di ogni patologia sia dovuta a presunti traumi o conflitti non risolti e propone trattamenti originali come il contagio volontario con agenti microbici. Pensate, sta gente pazza che dice vai, te ne so, uno c'ha l'epatite, contagiati, te piglia la testa, te mette là, prendi tutta la cosa. Oppure c'è uno con l'AIDS, te se fa, cioè non lo so come faceva, però contagio volontario. Vabbè, le sue teorie alternative logicamente contraddittorie, scientificamente implausibili, cioè non plausibili, in quanto prive di qualsiasi riscontro biologico o clinico, sono state ripetutamente al centro di polemiche poiché hanno causato il decesso di un alto numero di pazienti che le avevano seguite. Quindi questo l'ha fatti morire. Secondo quanto riportato da diverse fonti, sarebbero tra i 140 e le diverse centinaia di persone i decessi attribuiti all'applicazione dell'approccio di Hammer. Inoltre, secondo Swiss Cancer, ai pazienti affetti da cancro viene negata la terapia del dolore tramite somministrazione degli oppioidi, morfina non prevista dalla Nuova Germania, come cazzo si chiama? Nuova Medicina Germanica, che ha fondato lui. Quindi questo li faceva pure morire in atroci dolori, perché era, pace all'anima sua, un bastardo di primo livello, oltre che criminale. Vediamo che ha detto la nostra simpatica dea. Ah no, e cos'è giusto? Le menzogne che dici te? Allora Jupiter dice che è giusto che lui abbia fatto morire tutti, che voglia far infettare la gente per forza e che faccia morire nel dolore più totale le persone ormai in cancro terminale, perché morivano però urlando. Sì sì, lo conosco, certo che lo conosco, pazzo da legare sei tu, limitato. Sei un ignorante, tira fuori il vero articolo. Questo è uno degli articoli, eh? Questo bisogna vedere quello giusto, no? Le cazzate di quelli che vogliono dire che è bravo, perché alla fine se tu prendi uno e lo infetti volontariamente, sei un bastardo, perché quello, come sono infettato io, sentite la voce, non è... Ma mi ha dato strana sta influenza, perché c'ho solo dolori, ma la voce tutto sommato mi rimane normale. E tra l'altro approfitto per dire una chicca sempre a quello Stefano, che mi manda tutti i messaggi in privato, eccetera, che dice ad altri che poi me lo dicono, eccetera, tutta una storia. Praticamente dice che io so così a pezzi, perché non perché ho preso un virus, ovviamente, no? Cosa che qua, figurati, in un ambiente pubblico mai nessuno mi avrebbe potuto contagiare, figurati, no? Io ho tutti i spray, figurati, se c'è uno che sta là, che c'ha il virus, basta lo spray, boom, rimbalza, io respiro, e purtroppo è così, nonostante la mascherina, tante volte passano, ma anche passando in sala d'aspetto a un metro, quello fa uno starnuto, un colpo di tosse e siamo fottuti. Quindi si prende, se te la devi prendere, se sei predisposto la prendi. E allora questo qua ha detto, tu sai così perché hai mangiato male, lo so che mangi la pizza,
i farinacei, o la pasta e fagioli, perché pure legumi, come dice Bisanti, no? Poi Bisanti ci deve spiegare perché l'olio d'oliva no, l'olio d'oliva da che mondo è mondo, come dice pure Eritro, va sempre bene. No, Bisanti, l'olio d'oliva no. Pure i fruttariani hanno l'oliva spremuta a freddo, denocciolata. Perché? Perché no? Perché no? Ma perché no? Perché no? Ma perché no? Perché no? Vengo anch'io? No, non c'è venire, Bisanti, no, tu no. Vengo anch'io? No, tu no. Per fortuna è inventata questa storia. E allora io dico, secondo te sono male così adesso? E quante me ne sono mangiate di pasta e fagioli? Ho mangiato tante volte, non è che adesso mi è preso male. Quanti la mangiano? E guarda caso poi tutti insieme, quando c'è l'epidemia, tutti insieme hanno le conseguenze della pasta e fagioli. Vedete come sono proprio limitati queste persone, limitate da non capire che se ci fosse un accumulo da intossicanti, da farinacei, perché non è il cibo dell'uomo, ci sarebbe dopo che ne mangi tanta. C'ha l'accumulo, va un po' in circolo, gli dai qualche ora, poi te viene una botta. Ma è così. No, che te viene poi tutti insieme quando stanno tutti male. Guarda caso si infettano, perché il virus passa da una parte all'altra. Viva l'olio d'oliva, è certo, no? No, no, dimmi lì. Allora, vediamo cosa pensavi che la medicina ufficiale non avesse ostacolato i suoi lavori. Ma guarda, basta vedere le cose che hanno messo quegli altri, cioè vedere quello che ha fatto. Poi, se ci stanno dei pro, basta che per me che ne ha fatti mori tanti è già squalificato. Fa cagare, dottor Hammer, fa cagare. Invidioso, invidioso, sì, sono proprio invidioso. Hai finito di sparlare, Caronte, hai finito di sparlare. Perché tu, Jupiter, non sai parlare senza offendere? Offendi le cose che dico nel merito. No che sono un rettile, Caronte, invidioso. Ma io che ti dico che sei invidioso? Io ti ho detto Dea, oh dolce Dea, come ci ho avuto una cattiva idea, una cattiva Dea oggi. Quella di non cancellarti i commenti, perché adesso lo sai che ti dico, quasi quasi ti cancello tutti i commenti perché Fraccone è un rettile, non cancella mai i commenti, ma essendo rettile ce l'ha con le idee, comincerà a cancellarti i commenti. Stai già sudando freddo? Ma no, io sono buono, Jupiter, non te li cancelli i commenti. Quasi quasi sì, sai, un rettile a volte cambia idea, io perché cos'è che ho offeso? Io parlo nel merito, che sono inattendibili, che sono pericolosi, questo sì, questo lo puoi dire, no che sei un rettile, che c'entra? Ma dove vedi il rettile? Bloccami, stolto, io non ti blocco, io non blocco nessuno, né cancello i commenti come ti mostro qua. Per me mi fai piacere quando tu scrivi le cose, mi fa piacere, poveretto te, mi fai sorridere, talmente sei stolto. Vabbè, allora andiamo avanti, che sennò questa ci fa perdere. Però una dea, porgetegli tutti gli omaggi, che questa ci salverà il mondo. Allora, per tali motivi è stato indagato, arrestato e condannato più volte in diversi paesi europei, Francia, Spagna, Austria, Germania, Belgio. Vedete che bella voce caliente, quando uno sta male a volte prende una voce caliente. E tra l'altro mi riallaccio al discorso di prima, che se fosse vero questo che produce muco questi intossicanti, io avrei come influenza il muco, invece non c'ho il muco, vedete sono libero col naso, non c'ho la tosse, eccetera, c'ho solo un po' di abbassamento di voce, quindi questo confuta la teoria del cavolo di questi igienisti, di questi eretiani, eccetera, che quando uno sta male è perché c'ha tanto muco. Io non c'ho per niente muco adesso, magari mi verrà, però non c'ho per niente muco. C'ho solo i dolori, perché le malattie, a seconda del tipo di germe, danno adito a certi sintomi o certi altri. Sono proprio specifiche, ognuno ha la sua bella caratteristica, tant'è vero che quando noi vediamo questa cosa, diciamo questo e quest'altra cosa, perché riusciamo a capire già dalla forma che fa delle cose o altre. Riusciamo a capirlo. Capito? Non è tutto uguale, è tutto muco, è dato tutto dal muco, cioè abbiamo le scorie, no? Queste cazzate le dicono questi fanfaroni, questi cialtroni, no? Che sono cialtroni, non è un'offesa, è proprio che cosa sono loro, ignoranti del web. È stato assolto, hanno capito la causa, e poi andiamo a leggere, io non lo conosco, sto leggendo con voi, è stato assolto, però se non sbaglio sugli ebrei qualcosa ha azzeccato, è vero, hanno vaccini diversi da noi, non lo so, ora lo leggiamo, quell'articolo, lo dico proprio tutta
tutta rifinita non che tu pari. Oddio, proprio tutta rifinita non che tu pari. Non ti capisco, Elena. Tu sei il primo ignorante del web. Vabbè, direi, ho fatto vedere che non sono tanto ignorante. Comunque, va bene. Ok, per i reati di cattiva pratica medica, esercizio abusivo della professione, hanno proprio squalificato, oppure omissione di soccorso, calunnia e frode. Cioè, voleva pure la frode. Radiato dall'ordine dei medici e conseguentemente sospeso dalla pratica medica da un tribunale tedesco nel 1986 perché affetto da monomanie e grave perdita del senso della realtà, è stato incarcerato l'ultima volta in Francia dal settembre 2004 al 16 febbraio 2006 per frode ed esercizio abusivo della professione medica. Quindi hanno pure carcerato. Dicete no, però così qua risulta. Hamer è conosciuto inoltre per le sue affermazioni antisemite che dal marzo 2007 gli sono costate l'avvio di ulteriori procedimenti giudiziari da parte della procura di Cottbus Robinec per l'incitamento all'odio razziale, quindi non è proprio bravino. Poi c'è la biografia, adesso ve la salto, storia giudiziaria, magari questa è interessante. Nel 1986 è stato radiato da Bundesarztkammer, ordine dei medici, dal tribunale distrettuale di Coblenza per omessa assistenza medica. Da quel momento in poi, perché grazie a questo gli faceva l'esatto contrario di quello che fa la medicina, quindi la gente moriva, voglio vedere. Da quel momento in poi ha continuato a praticare abusivamente in diversi paesi. Nel 1990 fonda a Burgu, in Austria, un centro di consulenza che chiama Clinic für Netzmedizin. Medici, non lo so in tedesco, e che sarà chiuso nel 1995 dalle autorità austriache. Il 22 gennaio 1992 viene condannato dal tribunale distrettuale di Colonia a 4 mesi di carcere per aver ingessato a un ragazzo con un tumore a un ginocchio una gamba che è stato poi necessario amputare. Quindi questo c'ha il tumore al ginocchio e gli hanno dovuto amputare poi la gamba. Pensa un po', e questo gli mette il gesso a uno che c'ha il tumore al ginocchio. La pazzia purtroppo esiste e la gente gli va dietro. Il 27 luglio 1993 viene condannato in Austria per calunnia a 6 mesi per la condizionale, con la condizionale per 3 anni. Nel 1987 viene arrestato a Colonia, cioè proprio se li hai fatti tutti, e condannato a 19 mesi di reclusione per esercizio illegale della professione medica, scontandone 12. Ripara poi all'estero, sfuggendo così ad un nuovo mandato di cattura che scappa. Nell'ottobre è loro, tutti i giuristi, bravo, bravo, sei forte perché tu sì, ci salverai. Quello gli hanno amputato la gamba. Nell'ottobre del 2001 viene condannato in contumacia a 18 mesi di reclusione e 50.000 franchi di multa in Francia per exercice illégal de la médecine, complicité di non assistanza a personne de danger, non lo so, complicité d'esercice illégal de la médecine et à squarqueries, non lo so come si dice. Nel 2003 fa registrare la nuova medicina germanica come marchio registrato e, cioè, e ne va pure fieno, no? Ma sta cosa già l'abbiamo sentita, queste cose, nuova cosa in Germania. Vediamo un po'. È stato nuovamente arrestato in Spagna dal settembre 2004 ed estradato in Francia sulla base di un mandato di fermo europeo emesso in Francia. Lì era stato condannato dal tribunale di Chambéry il 1 luglio 2004 alla pena di 3 anni di reclusione. Parlo con la voce più bassa, mi stanca di meno. Per frode ed esercizio abusivo della professione medica, dopo 6 anni di procedure giuridiche, è stato rilasciato il 16 febbraio 2006, 3 mesi prima della scarcerazione prevista nella prima metà del marzo 2007, è stato accusato dalla procura di Cottbus in Germania per incitamento all'odio razziale a causa dei contenuti violentemente antisemiti dei suoi iscritti. Fuggito dalla Spagna, si rifugiò in Norvegia. Secondo il quotidiano norvegese Verdens Gang, ci sarebbe stata una persona deceduta dopo aver seguito l'Heimmedizin. Anche nel paese scandinavo si tratta della cinquantenne Else Matir di Kongsberg, che si era affidata nelle mani dei terapeuti Ben Madsen e Dagfrid Skolas.
Sono numerosi i procedimenti giudiziari e le inchieste aperte anche in Belgio a carico di quella che ormai anche importanti organi di informazione internazionale come la SOAR del Belgio e TF2 in Francia definiscono espressamente come una setta. Una setta. L'antisemitismo dai primi anni 2000 ha messo a stende che le sue cosiddette leggi biologiche sarebbero state messe sotto silenzio a causa di un presunto complotto mondiale degli ebrei, che credo che pure Jupiter avvallerà, e da presunte associazioni massoniche ebraiche che a suo dire avrebbero voluto assassinarlo. Secondo Hammer, gli ebrei si curerebbero di nascosto con la nuova medicina germanica, impedirebbero ai non ebrei di farvi ricorso, macchiandosi del più orribile delitto di tutta la storia dell'umanità, come scrisse in una lettera da lui indirizzata a Menachem Mendel Scherzon nel 1986. Gli ebrei vanno dal loro rabbino, il quale conosce perfettamente la NMG, Nuova Medicina Germanica, e può dire: tu hai avuto un conflitto di questo tipo, vogliamo parlarne. Per esempio, se il paziente ebreo ha avuto un conflitto a casa a causa del denaro, il rabbino telefona immediatamente al direttore della banca, probabilmente un suo amico o un conoscente, e gli dice: il paziente si è ammalato a causa di questo problema per la banca. Il direttore risponde: oh, scusa, allora può venire qui da me di persona, lo aiuto immediatamente. Il conflitto è istantaneamente risolto e in poco tempo il paziente è come nuovo. Ma porca troia, ma se può dire ste cazzate? Oh, mannaggia ragazzi, mannaggia, mi vado a vedere in faccia. Se possono di ste cazzate. A uno gli dice: soldi, non sto male, no, c'ho tutte, sono pieno di macchie, sono pieno così, mi è venuta questo. Questo qua, c'ho la colpa di chi, no, non ti devono dei soldi, così, no, vabbè dai, me li dai dopo. Scomparso tutto. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Questo è l'igienismo. Questo a queste persone fanno riferimento gli igienisti. Che cazzo stiamo a fare a noi? Che cazzo ci stiamo a fare con tutta la tecnologia? Ma che cazzo ci stiamo a fare? Ah, ragazzi, la voce di Rettile stasera, sì. Devo Rettile che aveva scritto questa. Che bugiardi. Ciao Cristian, ciao Frack. Arrivo adesso, ma ti metto il like solo dal titolo, grande. Se vorrete, li avete pagato i giornali per mentire. Sì, noi li abbiamo pagati. Io soprattutto c'ho un sacco di soldi a dare ai giornali perché mi piace così. Ce l'ho con Hammer, non lo conosco manco, però li pago. Come è accaduto a Giulio Assange, uguale. Cioè, sono stato io. Assange magari è tutta un'altra cosa. Non è che bisogna mischiare i rettili con i rettili. Quello il mio rettile è diverso. Alla voce del rettile, ok, ringraziamo, ciao Elena. Comunque il governo dell'ombra, ma basta rompere i coglioni ai brillanti di questo secolo. Non lo so, nata Edison, se era proprio brillante, visto ha fatti morire tutti. Ma che cazzo di medico sei? Ma pianta, ma che sei? Un'altra che deriva da Nibiru? Piantatela, non rompete. Sanno solo insultare loro, vedi, no? Io insulto sul merito, dico: ma che cazzo dite? E la chiudo. Ma non ce l'ho con te, per me come dea va benissimo Giupiter. E poi Nathan, credo che tu sia maschio, per me come dio piccolo, minore, no? Quelli dei, perché maschile è dio, dio piccolo, Deus, me stai bene. Ma quante chiacchiere a vuoto, non fai altro che dire stronzate. Oh, come sei gentile Nathan, Sono tutti buoni a parlare da lontano però, Perché si offendono le persone quando ce l'hai davanti. Non si offendono da lontano, perché devi avere il coraggio di offenderli guardandogli negli occhi. Io sono buono e caro, ma se mi stai davanti e mi offendi, non so se continuo a essere buono e caro, Nata. Quindi sono vigliacchi tutti a offendere da lontano. Io non ti offendo da lontano. Se ti offendo da vicino. Tu sei una persona proprio seria, ok, ciao Elena, ma le persone che sostengono Hammer hanno provato sulla loro pelle ad avere un tumore e curarsi con le loro idee, è facile parlare se non si prova, infatti, fai Fraccon il portavoce del nuovo disordine mondiale, sputa e rotta, ah, sono rettiliano, butta, sì, c'ho la voce, massone, pratichi mulk ultra e mangi bambini a colazione, certo, c'è un bambino qua, zitto, miau. Fa così perché è un po' rettiliano pure il bambino. Noi ci mangiamo i nostri bambini.
Vabbè, il nuovo ordine mondiale, ok, sei un cafone volgare, ecco la tua resistenza, va bene, dice tutti questi insulti e dice che sono cafone. Ciao Mimo, è parecchio che te sento, a me era Ruggerio, ecco perché non te sentivo, sciacquatevi la bocca e parlate di un altro. No, mo cerco di farti capire che non era proprio genio per niente, sentiamo che dice. Ma io dico, Mima, ma come fate a credere a queste cazzate? Cioè, tu credi che quello è guarito perché c'aveva un problema col del pagamento? Quello c'aveva problemi di stress, ma non che c'aveva quel problema, cioè il tumore, poi ha risolto il pagamento e è guarito dal tumore. Come fate a credere a queste cose, Mima? Le persone intelligenti non possono dare retta, vedono gli effetti, no? No, non puoi credere che se tu mangi male, hai mangiato pasta con le lenticchie, poi stai bene, che ne so, un anno che mangi tanta pasta con le lenticchie, poi vedi uno che sta male, vengono tutti perché c'è l'influenza che gira, butta la pigli pure te e dici no, erano le lenticchie. Come si fa ad arrivare a diste cazzate? Bisogna, cioè, dovete riflettere. Se voi volete avere, cioè, non è che perché sei fruttariano e io sono fruttariano, nel senso che mangio tanta frutta e dico di mangiare bene, sono etico contro chi mangia carne, eccetera, comunque mi bevo ste cazzate. Queste sono cazzate a prescindere, non è la verità, vuole delle basi solide. Se no, se uno comincia a dire io vengo da Nibiru, sono una dea e quant'altre cazzate dicono certi, non è che è più credibile quello che esce dalla sua bocca, perché o ci dimostra come è venuta da Nibiru, si mostra, fa qualche magia, ci dice quello che saprà, se viene dal futuro sicuramente saprà quello che succede domani, allora noi alziamo le mani e diciamo oh, questo ci ha dimostrato tutto, per carità, mia dea, la veneriamo, se no... È solo buona insultare. Che credito può avere una persona del genere? Ma ride, sta là, la lasci là, fai due risate, diceva, Giuseppe, è forte, no? Massimo Filippi, fu Amer Forever. Adesso andiamo a leggere quello Amer Forever. Poi c'è White Crimson Coffee. Ciao Maurizio, secondo te come mai la gente tende a fidarsi di chi sostiene il contrario riguardo ogni cosa? Medicine alternative, sì, tra l'altro loro stessi sostengono il contrario, c'è sta la via di mezzo, Cocca sta a mezzo, un po' batteri, un po' no, almeno c'è la teoria di mezzo che dicono Pietro Svelto, eccetera. Quell'altro è tutta una cosa, quell'altro crede in quello, no, non credo in scelto, quell'altro sì ci credo, no, Bechamp no, Bechamp no, sono tutti così, ognuno dice una sua cazzata che però smentisce quell'altro, quindi sono così. Perché lo fanno? Non lo so, perché vogliono avere la voglia di essere Superman, è la sindrome che ho detto io del Superman. Cioè, è troppo facile non volersi sottoporre a un intervento chirurgico o fare una terapia medica e sperare di credere dando retta a Bisanti. Ma il fatto che dando retta a Bisanti tutto va bene finché sei sano. Ma quando ti ammali poi ce resti. Perché con la medicina comunque mangia bene come dico io, non fumare e fare tutte le cose giuste, già le dico io, basta vedere i vecchi video, no? Non c'è problema. Non è che devi sentire cazzate, che dicono questi e prendetevi tutte le malattie santematiche. Muori. Si può morire. Se ti va bene il posto. Ma tanti muoiono. Non per niente sono pericolose. La scarlattina. Stava a parlare della scarlattina. Ti viene proprio oggi è venuta una signora. Che cazzo l'ha messa? Aspettate. Una signora che va alla portateria. Che mi ha portato tutto il referto del cardiologo. È stata operata proprio per sequele di malattia reumatica al cuore. Se andava retta a Bisanti, la malattia reumatica data dallo streptococco beta-emolitico di gruppo A ti attacca le valvole e tu non hai fatto niente, non hai preso antibiotici per dar retta a tanti fessi del web e crepi. Per fortuna c'è la medicina che sostituisce le valvole, però c'ha sempre problemi perché poi le valvole dipende da quelle che ti metti, ci stanno quelle a lungo andare, eccetera, e sono interventi. Ah, dai ragazzi, stiamo messi male, no? Leggi i suoi libri e capirai. Adesso leggiamo quello che dice. No, non fanno a piega, non è che non fanno piega, non fanno piaga, nel senso che la fa la piaga, è proprio sbagliato. Provo sulla mia pelle, io ci provo, ho provato tutto perché io voglio conoscere, ma so cazzate, amico mio, te lo devi mettere in testa, a me che me frega, se vuoi farlo, io sto qua a dirtelo per te. Senza controllare tutte le volte che hanno tentato di farlo fuori, chissà perché. Perché ha ammazzato le persone, io non lo conosco questo. Mangiare bene, eccetera, non basta. Conflitti sono importanti, certo che sono importanti, ma non certo fa morire la gente nel dolore, eccetera. Adesso andiamo a vedere le leggi di Hammer. Secondo me la gente non vuol capire. Che un metodo scientifico non porterà la verità in tasca, ma almeno riesce a stabilire cosa sia per certo, sia
cosa si sa per certo e dove intervenire. Certo, magari non riusciremo a fare tutto, ma sicuramente c'è una speranza, mentre in quelle parti si muore, come vi ho detto prima. Quindi, vabbè, vi lascio perdere tutte le altre cazzate di quello che diceva. Andiamo a leggere le cosiddette 5 leggi biologiche. Dammi la forza, signore. Hammer affermò di aver scoperto 5 leggi fondamentali della natura, le 5 leggi biologiche. Amen. Amer. Prima legge, la regola ferrea. Le gravi malattie, io ancora non l'ho letta, sapevo qualche cosetta, hanno origine da un evento shock o trauma psicologico. Sindrome di Dirk Hammer. Dirk. Come si legge? Dirk Hammer. Che viene vissuta dall'individuo come acuto e drammatico. Il contenuto del conflitto psicologico determina la posizione della comparsa di un focolaio di attività nel cervello, che può essere visto in un attacco come una serie di anelli concentrici, detta focolaio di Hammer. Io so che questa era una cazzata, perché quando facevano le tacche di un tempo c'erano sparava, venivano dei falsi e si vedevano queste cose così. Quindi questo fesso si credeva che c'erano questi focolai, che corrisponderebbe alla posizione della malattia nel corpo. Lo sviluppo successivo del conflitto determina ulteriori cambiamenti. Hammer sostiene che i focolari siano spesso scambiati per lesioni cerebrali o tumori del cervello. Pensa questo, cazzo era. E allora io adesso ci avrei la malattia, perché ho i focolai nel cervello, eh? Il virus, tutto quello che c'hai, no? C'hai un giradito, focolaio nel cervello. Ah, però dice le gravi malattie. E però l'influenza tante volte porta a morte, quindi chi ne so che fra 2 giorni io non c'ho il focolaio nel cervello. Ma se poi non sentiste cose, secondo voi, se può sentire sta roba? Anche che Teresa di Calcutta predicava la bontà, ma andava agli ospedali americani, mica in quelli suoi, appunto, a curarsi. Bravo Domenico. Mi spiace, ma sei poco serio, Maurizio. Lui era un signor medico, lo so, però io mostro quello che faccio, prima, durante e dopo. La gente mi paga e è contenta. Invece quelli non mostravano dopo, perché erano morti. E queste ci stanno le prove, l'hanno condannato, eccetera. Poi ha creato tutto questo con intuizione, quello che purtroppo esiste sempre più raramente ed è frustrante. No, amico mio, te la devi levare dalla testa ste cazzate, non sono intuizioni, le cose vanno dimostrate, non sono intuizioni. Se tu fai un attacco, e quello c'ha ragione, ci devono essere questi cerchi attualmente, ci devono essere, non ce stanno. Se ce stanno è perché sono alterazioni, sono artefatti, si chiamano, artefatti. Perché adesso ci abbiamo di 5 bim, eccetera, non ci stanno ste cazzate. Ve le siete messi in testa voi? Come fate a giudicare una cosa medica? Chiunque spara le cazzate, tutti questi santoni che girano e vi pigliano per culo, mettono a rischio la vostra salute, e voi bravi perché avete la speranza. Poi quando vi sentite male venite a chiedere disperatamente aiuto al medico, e magari è troppo tardi, e lo stesso paladino è andato a chiedere aiuto ai medici, ma ormai era fottuto, ce l'aveva da tutte le parti, e com'è che non si è potuto curare? Se fosse stato vero quello che diceva, ovviamente tutto l'aiuto psicologico che dava, il mangiar bene, ne ha salvati tanti, ma questo non è solo l'unica cosa che ci fa non ammalare o curare. Quindi serve la medicina, perché la medicina sa per filo e per segno qual è la causa, qual è la terapia, cosa bisogna fare in quel caso. Tante volte che non riesce, perché i medici non riescono a capire tutto, perché è molto complessa, ma noi le sappiamo le cose. Adesso hanno cominciato a mettere i computer per fare diagnosi, che riescono a tenere ancora più di conto certi elementi per fare diagnosi, meglio degli umani. Bravo, ben detto Maurizio, grazie. Sta facendo tuttora Gaston Pozzo, pensa che ci abbiamo sti geni. Culo è nostro se ci consenti. Vabbè. La medicina serve, fai quello che vuoi Massimo, io ti sto dando, per me fai quello che vuoi. C'ho delle persone attualmente che non si stanno curando per la medicina e stanno rischiando la pelle. Fate quello che volete, io vi avviso, ho fatto il mio dovere, non è che posso salvare tutto il mondo. Più di sta qua stanco con la malattia che non riesco neanche a parlare, dite voi. La medicina serve, ma la nuova medicina generale aiuta a capire meglio il perché. Ma non è il perché quello, il perché sono io. Per esempio la malattia infettiva sono, si sa bene cos'è, è il virus, non è altre storie. Mamma mia ragazzi, ma con chi bisogna combattere?
Amico mio, a me mi dispiace perché una persona intelligente come te, non è che perché se tu sei vegano o fruttariano, eccetera, devi berti la qualsiasi scemenza, perché questi purtroppo ti stanno a fregare, capisci? Ti mettono a rischio, tu credi che puoi essere immune da tutte le malattie, ci stanno dei virus virulenti, si chiamano virulenti e patogeni, che superano tutte le tue difese e sono altamente infettivi. Cioè, hanno le armi batteriologiche, non è che hanno speso i miliardi questi per avere le armi batteriologiche, perché se te la aprono tu crepi all'istante. Non c'entra niente, chiunque fuma si ammala di tumore ai polmoni, cioè, ti ho detto, è sempre, non ci capite purtroppo, come si fa? Io cerco di spiegarvelo, è sempre una questione di quanto è forte il tuo castello, cioè il tuo organismo, e quanto è forte l'insultatore. In quel caso non è un germe, l'insultatore sono vento forte, eccetera, eccetera, piano piano ti imbratta il ponte levatoio, poi lo corrode, poi lo corrode le catene, poi quello si apre e lui entra dentro e ti rompe tutto e ti ammala. È una questione sempre delle due parti, c'è poco a capirlo. Non è che a tutti gli viene. Ci sta chi ha il corpo forte e può sostenere una quantità di intossicanti, e chi no. Tanto semplice. Io non mi curavo neanche 20 anni fa, a prescindere. E vabbè, però poi se ti ammalerai, magari sei giovane, non lo so. Se ciao, la scienza balbetta, balbetti anche tu. E io balbetto perché non so bravo a parlare, ma ciò non significa che non possa essere bravo a curare, no? Non è che bisogna sempre dare addosso ai difetti delle persone. Io l'ho sempre detto, non parlo tanto bene, però nonostante l'influenza, ragiono tanto bene, nonostante tutto il giorno ho lavorato con tanti dolori, riesco a stare qui e comunque a fare un video. E quanti di voi sarebbero capaci? Sì, una sega. Vabbè, ok, io non sto qua per insultare, sto qua per aiutare. Quindi leggo la seconda legge. Le due fasi della malattia. Un paziente che non ha risolto il suo conflitto è nella prima fase, conflitto attivo, che Hammer chiama malattia fredda, sensazione di freddo, mancanza di sonno, alcuni tumori, eccetera. Pensa un po'. Così, però cosa è bandera? Perché ogni malattia ha i suoi sintomi, questo fa di tutta una situazione unica, no? Poi c'è sta quello che ha l'artrite, c'è sta quello che ha il glaucoma all'occhio, e per lui è sempre sensazione di freddo. Che cazzo c'entra? Se riesce a risolvere il conflitto, entra nella seconda fase, produzione, fase di guarigione, chiamata malattia calda. Reumatiche, infettive, allergiche, tumore, o qualsiasi malattia fisica o psichica, da lui chiamata malattia onco-equivalente. Sì, quindi la malattia reumatica è uguale a quella del tumore. Cosa a caso che non ha nessun riscontro nella medicina, cioè ci sono in tutto il mondo ospedali che hanno un metodo che dice vabbè adesso c'ha la malattia fredda e poi passa in quella gara, non lo so, se vi piace dire che bravo, io sono contento. Questa seconda fase comporterebbe più rischi e una completa guarigione secondo Hammer avviene solo dopo il suo completamento. In alcune circostanze non risolvere la prima fase ma psicologici del vecchio conflitto, ma declassarla può essere preferibile che affrontare la seconda fase. In molti casi invece la seconda fase va lasciata scorrere naturalmente, intervenendo maggiormente, quindi facciamo morire la gente. Terza legge, il sistema ontogenetico delle malattie. Hammer ritiene che la progressione della malattia sia controllata principalmente dal cervello e dal cervelletto. Adesso il cervelletto. Che c'entra il cervelletto? Il cervelletto è deputato ai movimenti della persona, la tassia, eccetera, movimenti fini, no? È proprio il sistema. Che c'entra? Hammer afferma i suoi legami con la scienza dell'embriologia, perché lega il tipo di progressione della malattia coinvolgendo l'aumento dei tessuti, crescita del tumore, la perdita di tessuto, necrosi o ulcere, o di funzioni con la relativa discendenza del tessuto dalle diverse parti del foglietto embrionale. Endoderma, mesoderma, ectoderma, che c'entra? Da cui si è tessuti di organi e le regioni cerebrali corrispondenti originano. Anche tessuti molto diversi hanno in effetti origine nella stessa zona embrionale. Ma che cazzo c'entra? Non si sa, non si capisce proprio niente. Il sistema ontogenetico dei microbi, i microbi non causano malattie, infatti no. È stata pasta e fagioli, ma sono utilizzati, ovviamente pasta e fagioli, troppo pasta ti può far venire altre malattie, ma non certo i dolori muscolari. La pasta non ti fa venire i dolori muscolari, non ti fa venire la febbre alta, poi morì per la malattia che ti ingrassi, ti viene la malattia, la sindrome metabolica,
metabolica, ma sicuramente non ti fa venire la tosse. Io non ce l'ho ancora, ma potrebbe esserci. Non bisogna di cazzate, perché se no prendete quelli che mangiano, ci stanno persone che mangiano solo pasta e non si ammalano quasi mai. Com'è? Però loro dicono di sì, i microbini non causano malattie, ma sono utilizzati dal corpo, coordinato dal cervello, per ottimizzare la fase di guarigione. Certo, noi prendiamo, che ne so, l'antrace, posto, lo ottimizziamo. Ma ne dite le cazzate, ragazzi, a condizione che i microbi necessari siano disponibili quando necessario. E certo, bisogna andarli a cercare, essendo microbi, microbuccio, vieni da Amber, microbuccio, no, bisogna quelli giusti, no, no, se non guarisce perché non c'è quelli giusti, e come devo fare? Non lo so, gli sparo cazzate, vabbè, così è la pace. Funghi e micobatteri lavorerebbero sui tessuti originati nell'endoderma, nonché su alcuni dei tessuti originati del mesoderma. I batteri funzionerebbero su tutti i tessuti derivati dal mesoderma e i virus su quelli derivati dall'ectoderma. Ma perché? Così, proprio si è inventato sta cazzata così. Ames sostiene che questi microbi, piuttosto che essere antagonisti del corpo, in realtà svolgono un ruolo necessario nella guarigione, un po' come dicono pure gli altri, gli spazzini, no? Afferma che alcuni degli interventi a medicina convenzionale sono controproducenti, interferendo con i processi naturali. Quinta legge, la quintessenza, la fase attiva del conflitto e la fase di guarigione delle malattie, come sopra descritto, costituiscono speciali programmi significativi della natura, sviluppati durante l'evoluzione della specie per consentire agli organismi di ignorare il funzionamento comune al fine di trattare particolari situazioni di emergenza. Dopo sta stronzata, io termino pure qua il video, perché questi, noi le patologie infettive a sto punto possiamo stracciarlo, non ci serve a niente, visto che quelli servono, secondo lui. Vado a leggere le cose che avete detto. Questi santoni hanno curato tante persone, evidentemente con lievi disturbi, ma non hanno mai guarito persone davvero malate. Certamente. Beh, ma Vanna Marchi pure, non è che ci vuole chissà che cosa, gli davano le loro cose che li sentivano bene. Vanno da tutti questi, vanno dal Mago Terma. Perché uno dovrebbe andare dal Mago Terma, secondo voi, che quando c'era l'Isola dei Famosi non ne azzeccava una? Cioè, tutte le previsioni che faceva non ne azzeccava nessuna. Però chi gli va bene? E chi è convinto gli puoi far vedere che quello non azzecca mai una cosa? Se lui è convinto così, non c'è verso. Io a tutti questi che mi stanno a seguire, io non parlo per questi che sono proprio così, che non vogliono sentire. Per loro non esistono le malattie infettive, finché non si ammaleranno gravemente e moriranno, diranno ma tanto io non voglio, e muoiono alla fine. Veramente nessuno gli potrà far capire che la malattia infettiva esiste, perché io non è che ho mangiato pasta e fagioli, stavo là, arrivata quell'infetto, mi sono preso l'infezione semplice, per fortuna, che può essere mortale chi è defedato, chi sta male, chi è anziano, chi è un bambino, chi non ha buone difese immunitarie, uno con l'AIDS, eccetera, può morire. Si può fare, però perché? Perché ho mangiato pasta e fagioli, secondo voi? O quale intossicante mi ha fatto venire questa malattia, che è riproducibile in tutti possibili, tutti questi, Valentina, eccetera, ha mangiato le stesse cose che ho mangiato io e si è ammalata adesso? Perché quella si mangiava pure lei pasta e fagioli ogni tanto. Però guarda caso sei ammalata in questa settimana come con me, e me l'ha attaccata a me un po' prima di me, adesso è guarita, guarirò io lo attaccherò ad altri, che funziona così. Se voi avete la verità, spiegatemi il perché, se non esistono i germi, perché io mi sono ammalato adesso e poi guarirò? Spero, a meno che c'è Giupiter che mi manda le maledizioni, ma tanto devo morire, morto tra una maledizione e l'altra, è uguale. Dice Francesco, quindi tutti quelli che hanno problemi psicologici dovrebbero avere medicine, decine di malattie, certo, sono fuori di testa, questo è il problema. Mi curerò con la medicina alternativa quando avrò una malattia alternativa, esatto, grande Cristian, sempre simpatico. Ciao Davide, come al solito tutti i grandi luminari, medici e ricercatori vengono considerati dei poveri falliti solo perché un giornalista, un carabiniere o altri mettono in rete queste scemenze. Poveri loro, infatti, dici bene. È così, gira, ma la gente gli piace sentire scemenze, e infatti siamo sull'onda della terra piana, dei vari complotti, siamo rettiliani, tutti rettili, è così, la gente gli piace sentire queste cose, c'è zuppa, io faccio un video sulla terra piana, visualizzazioni, poi dico qualche cosa di intelligente o filosofico, niente, te se filano poco,
fatto certi video molto filosofici, veramente che aprono la mente, o spirituali, ma non interessa la gente. La gente può sentire i rettiliani, ste cazzate così. Esatto, dice, ciao Cristian, una sana vita non preclude una sana medicina. Giusto Davide. Va bene, dai, ragazzi, un abbraccio e vado a riposarmi. Ciao.